Quinta puntata, quindi di A tutta Fisi. Un saluto sportivo a voi tutti. Eh, Quest'oggi parliamo di giovani. Abbiamo ospitato nei nostri studi dei giovani talenti, giovani campioni e adesso parliamo eh, di come FISI sostiene appunto il mondo giovanile connesso anche col mondo della, della scuola, ovviamente. Lo facciamo con Paola Marcon. Ciao Paola, benvenuta, Ciao, benvenuta in, a tutta FISI. Dunque Paola è responsabile attività scolastiche per il comitato regionale FISI. E allora, visto che lo sport è entrato anche nella nostra Costituzione, tu sei insegnante, certo. no? e allora scuola e sport, ecco perché è questo un pochettino uno dei bivi. No? Delle volte le famiglie dicono sì, fai sport, ma puntini puntini, prima c'è la scuola. E allora Fisi come sostiene il mondo della scuola? I giovani atleti, come accompagna, se accompagna e come eventualmente accompagna i giovani atleti nelle loro pratiche sportive. insomma per noi i ragazzi sono prioritari e quindi il rapporto col mondo della scuola è assolutamente necessario. Cerchiamo di sostenerli nel miglior modo possibile entrando in contatto con la scuola e cercando di far capire innanzitutto cosa significa per questi ragazzi fare sport e cercando di far capire anche quanto... Lavoro c'è dietro, ma anche quanta educazione c'è, perché eh, ad esempio nelle scuole noi parliamo, trattiamo di educazione civica, è una materia trasversale che riguarda tutte le discipline e l'educazione civica ha bene a che fare con i valori dello sport. Ed ecco che eh, cerchiamo di far capire alle scuole che al di là del gesto atletico c'è molto altro nella vita di uno sportivo. Cerchiamo di sostenerli in questo modo. Eh, quindi parlando, dialogando con le scuole e mettendo a disposizione eh, degli strumenti che possano facilitarli. Eh, ricorriamo ad esempio alle, alle, alle iniziative che già sono previste dal Ministero, per esempio il progetto Atleti di Alto Livello a cui partecipano diversi nostri atleti sì. e che dà loro la possibilità di avere di potersi gestire meglio ehm, per quanto riguarda interrogazioni, compiti, assenze e quant'altro. Certo, loro sono una piccola parte di questo, del mondo dello sci dei nostri, dei nostri ragazzi e quindi ci sono poi altre iniziative che riguardano eh, tutti gli altri per cercare di diffondere lo spirito dello sport e ehm, aiutarli a... A vedere anche in prospettiva quello che sarà il loro, il loro domani, eh, e siamo molto attivi per questo nell'ambito dell'orientamento. Okay. Sì, Pensiamo che eh, queste competenze meravigliose di questi ragazzi non debbano essere, andare sprecate, quindi quello che loro oggi fanno in pista possa diventare un domani attività sportiva. Il loro lavoro: che siano maestri, allenatori, um, che si occupino di accoglienza. Eh, attorno al mondo dello sci gravitano veramente tante, tante attività. Eh, siccome siamo anche convinti che fare squadra sia importante e sì. sia fondamentale, eh, proprio in queste settimane partirà una bella collaborazione con Fondazione Cortina sì. e, e con Assi Onlus. E avremo la, la possibilità proprio di fare una cosa che a noi piace tanto andare nelle scuole incontrare i docenti incontrare i ragazzi far capire chi siamo dal vivo eh, in modo tale che eh, passi anche la comunicazione su cosa è fisi perché eh, nel ampliando il nostro raggio d'azione in altri territori che non siano Belluno piuttosto che magari Treviso, Vicenza, non tutti sono a conoscenza del nostro mondo è eh certo eh, ora una, una riflessione farete questi incontri nelle scuole soltanto della montagna o anche di, di, di tutto il veneto verranno comunicati poi questi incontri Sì, certo certo intanto eh, partiamo su belluno e eh, sulla provincia di treviso e, poi eh, il nostro progetto è quello di ampliare e di andare ad interessare tutta la regione. Chiaramente tu sai bene che noi eh, siamo, amiamo quello che facciamo, amiamo la fisi, amiamo lo sport, ma siamo tutte persone che hanno un'attività e che fanno... Eh, Fanno un volontariato sostanzialmente. Certo. E quindi anche là dobbiamo gestire cercheremo di gestire delle scuole polo che siano eh, significative, attrattive, che abbiano magari tanti ragazzi da incontrare perché poi questi stessi ragazzi diffondano. Quella, quello che hanno visto, quello che hanno claro. sentito. Ci sono delle, delle scuole specifiche, mi viene in mente lo ski College di Falcati, piuttosto che i licei sportivi che sono nati. Eh, quindi il, sarete anche presenti se non sbaglio al Festival dell'Innovazione Scolastica? Sì, eh, noi abbiamo eh. già. Collaborando con alcuni, alcuni istituti su Beh. dei progetti, siamo già, abbiamo già avuto la possibilità di presentare le nostre idee. In quanto una di queste scuole è, stata, è rientrata nei 30 istituti selezionati a livello nazionale per presentare la propria idea di scuola innovativa. E quindi questo per noi è stata una grande soddisfazione e ci ha permesso di entrare in collaborazione con questa fondazione, dato poi che il tema dell'anno prossimo. Prossimo, riguarderà proprio lo sport, quindi eh, allenare il corpo e la mente in un'ottica di ehm, sviluppo globale della persona, certo. quindi anche per noi sarà un appuntamento importante a cui teniamo tanto. E quindi anche là c'è c'è molto da fare, c'è molto da dire. Ecco eh, il concetto arrivate quindi negli studenti. Gli studenti poi ne parleranno con le famiglie, chiaramente. Eh, speriamo entusiasti dei, dei, dei valori che voi andrate, andrete a proporre loro a comunicare loro eh, nel mondo sportivo e degli sport invernali in questo senso. E con le famiglie eh, c'è un dialogo magari anche sull'orientamento scolastico e connesso con il mondo sportivo della fisica? Chiaramente l'idea è proprio questa: eh, perché chiaramente noi contattiamo, eh, incontriamo prima di tutto le famiglie dei ragazzi che sono nell'ambito fisi, ma l'idea. Prospettica è quella di proprio andare a creare degli incontri magari online. Per quello che ti dicevo prima, per la difficoltà comunque di incontrare tanta gente, di creare magari dei webinar che possano essere rivolti alle famiglie in modo tale da far comprendere quanta potenzialità ci sia nel nostro mondo. Eh, tu fai conto che rispetto anche al alle, alle Olimpiadi si parla di, eh, circa della necessità di avere circa 20.000 volontari. Quindi anche quella è sicuramente un'esperienza importante, formativa certo. e ed è... Assolutamente necessario per il nostro territorio parlarne e far capire quanto questo evento eh, possa rappresentare per i nostri ragazzi da tanti punti di vista, certo. per gli atleti che potranno che coroneranno il sogno di andarci, prima di tutto, ma anche per tutti noi che in questo territorio viviamo. Ecco, eh, parlavi giustamente del ruolo dei volontari, quindi anche eh, chi non è dentro, eh, diciamo così, come sportivo all'interno del mondo della neve può avvicinarsi. E allora, avvicinarsi al mondo della neve e in particolare a quello agonistico. Abbiamo detto eh, quello che è il dialogo con le famiglie la cultura sportiva però c'è anche un aspetto economico delle volte che è un limite no? ora certo. la Fisi ha fatto un accordo eh, se non vado errato con il Dromizu per Ski per dare una scontistica sul prossimo sì. inverno relativo agli, agli ski pass no? ecco, certo. questo è un impedimento il fatto di dire ok fare sport agonistico è effettivamente oneroso oltremodo per, per le famiglie oppure diciamo così ci si può venire incontro sfatare questo tabù se, se in certi versi può essere definito tale? Certamente eh, eh, è uno sport che richiede materiali e, e quant'altro. Eh, bisogna dire anche poi che Fisi ha, come tu hai ben presentato nelle scorse settimane, ha tante discipline, noi abbiamo 15 discipline, quindi se magari sicuramente lo sci alpino eh, richiede... Eh, un corollario eh, che può anche mh, richiedere dei, del, sicuramente dei pagamenti eh, superiori, però abbiamo tante altre discipline che magari hanno sicuramente dei costi più, più accessibili e poi stiamo davvero lavorando perché. Eh, per andare incontro alle famiglie. Primo, il primo passo che cercavamo di realizzare da anni è proprio questo, questo accordo su alcune cate, sulle categorie giovanili per una gestione eh, più economica degli, degli stagionali, ad esempio. Questo è un primo passo, ma è fondamentale che apre la porta a molto altro. Certo, Paola, tu sei anche insegnante, sì. no? Eh, Ok, il sacrificio economico, ma il valore che lo sport dà verso i giovani e verso gli, gli studenti? Guarda, per me ehm, e ne parlo spesso con, con i ragazzi, eh, il valore dello sport mh, veramente è enorme. Perché all'interno del, dello sport noi troviamo tutto ciò che ci serve poi nella vita, eh, mh, del, per il futuro, perché parliamo di, di resilienza, parliamo di ehm, capacità di sacrificio, parliamo anche di sviluppo della leadership, ad esempio. Eh, quindi eh, io dico eh, che un, un atleta è un cittadino, è uno studente ora e un cittadino completo domani, perché veramente Troviamo dei ragazzi e delle ragazze che sono eh, davvero hanno da insegnare anche nel mondo adulto, proprio per questa loro serietà nell'affrontare le cose. Eh. Eh, Paolo, su queste significative parole, purtroppo dobbiamo. Salutarci perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, auguriamo veramente un buon lavoro a te come responsabile attività scolastica per il Comitato regionale della, della Fisi e allora buona stagione invernale. Grazie, grazie. E a voi tutti, gentili telespettatori e telespettatrici, l'appuntamento è rinnovato alla settimana prossima in un altro numero di A Tutta Fisi.